La stagione vuol dire artigianalità, vuol dire mani che sudano e persone che pensano attraverso il lavoro, quindi persone che non parlano con la bocca ma con le mani, quindi artigianalità e materia prima. Io mi aspetto che le persone apprezzino la nostra cucina. L'istituto di cultura vuol dire innanzitutto cultura, quindi sapere. Spero di raccontare una storia che faccia ridere e che emozioni attraverso le parole, attraverso il cibo. Ma questo viene da casa mia, questo è unico proprio della provincia di Macerata. Allora, partiamo con il primo piatto. Il primo piatto è un crostino semplicissimo, dove noi andiamo a nappare, quindi a reidratare questa mollica con una salsa. I nostri nonni la chiamavano panzanella. Panzanella è acqua di pomodoro mescolata con un po' di aceto e un po' di limone. Qui noi abbiamo fatto un passaggio un po' diverso per renderla un pochino più cremosa, abbiamo creato una maionese e sale di panzanella. Sopra questo pane andremo a mettere una cipolla glassata, quindi una cipolla fatta andare per molto tempo con un po' di burro e un po' di aceto, un pomodorino crudo e il ciauscolo. Cuocendo il riso in acqua per molto tempo, facendolo quasi scuocere, e poi servito con un sugo, una salsa, che noi chiamiamo salsa finta. Perché? Perché era fatta con il pomodoro e gli scarti della carne. Oggi noi non abbiamo fatto con le ossa, abbiamo messo la pancetta, perché la prima cosa che trovavano i contadini a casa era la pancetta. Allora, per l'ultimo piatto, è un altro must, no? Diciamo, della nostra cucina. Quindi questo agnello è preso, disossato completamente, quindi aperto, reso a tappeto, senza ossa, e si va a mettere come se fosse una forchetta di maiale, quindi un maiale ripieno, e nel forno a 160 gradi per 45-50 minuti. Noi solitamente lo mangiamo come antipasto, quindi freddo, si faceva freddare e poi si tagliava a mano come se fosse una galantina. Poco zucchero, ma tantissime uova, perché eravamo pieni di zenzero. Il succo del limone doveva diventare un po' amara, e la scorza, puoi sentire dei pezzi di scorza di limone. Vedete, lui ha capito che c'è la crema.